Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Giornata ideale per assistere a un bel match di calcio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti come sempre a tenervi compagnia. In palio oggi 3 punti per la classifica. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose. O almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Piers, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Può crossare in mezzo. Può ricevere una posizione interessante. 1-0! Trova il gol subito! Conclusione fantastica di prima, ma ottimo anche l'assist, come possiamo rivedere meglio da questo replay. L'attaccante non si è lasciato pregare qui, è stato bravo a girarsi in un fazzoletto e a trafiggere il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Bell'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. Buona posizione, ma messa dentro. Può colpire da lì. Occhio al pallone filtrante. Buona la parata impresa da parte del portiere. Bairami. Palla che torna in possesso. Punta l'area. Avanza a caccia del varco giusto. Eccolo qui, il gol del vantaggio che ci viene riproposto con questo replay. Corner battuto in mezzo. Azione che si chiude in un nulla di fatto. Prosegue la sua azione. La mette in mezzo. Traversone controllato dalla difesa. Bravo qui a smarcarsi. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Pallone invitante. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Posizione ideale, punta la porta, un pallone filtrante, occasione, perdono palla banalmente, spazio per il traversone, vediamo cosa inventa ora, potrebbe essere il gol del pareggio, ferma l'attaccante e sventa il pericolo. C'è campo per andare, attenzione. Ottima lettura difensiva che vanifica il contropiede. Occhio a questo lancio. Lo vede. Occhio al tiro. Conclusione murata. Palla consegnata agli avversari. Può ricevere una posizione interessante. Lisumbu. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Bairami. Occhio che guadagna metri.
Arriva il fischio del direttore di gara, questa è una posizione di offside evidentemente. Sì, buon lavoro della difesa, tenuta alta la linea. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Possibilità di contropiede, attenzione. Può colpire da lì. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Bairami. Attenzione perché è pericoloso. Può cercare il cross. Buon intervento difensivo. La mette in mezzo. E finisce qui il primo tempo, 1-0. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Montoya. Palla girata sulla corsia. Taglia nel mezzo. Murato dal difensore. Calcio d'angolo a disposizione per raddoppiare il vantaggio. Palla in area di rigore. Non si fida, spazza via di pugno. Lee Seong-bu riceve palla, pericolo da lì. Pallone che finisce fuori, si riprenderà con un corner. Corner battuto in mezzo. Sicuro, impresa il portiere. Everton che ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il giocatore sul quale avevano messo gli occhi diverse altre società. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. È in buona posizione, vediamo cosa inventa ora. Occhio alla conclusione, palla fuori di poco, poteva essere il gol del pari. Non si può rimproverare nulla qui all'attaccante, ci ha provato, per poco non faceva secco il portiere. C'è il cambio in arrivo. Allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra, vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per... Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Qui ci sono ovviamente le colpe della difesa. È vero, il marcatore lo ha perso e lui ha potuto colpire in assoluta libertà. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Attenzione, occasione, palla in rete. Gol da grande opportunista, facile da lì, ma bisogna essere al posto giusto nel momento giusto. Ha trovato due gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma, gli avversari devono marcarlo meglio. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Può avvicinarsi alla porta. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Si ripartirà con una rimessa laterale. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Bairami. Un altro ottimo tocco.
può ricevere una posizione interessante. Ha spazio per tirare. Attenzione, ecco il gol. È una bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita. Per come sta andando la partita, hanno ben poco da festeggiare. Può andare. Bravissimo qui il difensore che recupera. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Possesso palla per gli avversari. Andiamo a bordo campo alla Matteo Barzaghi. Fra quanto finisce questo match, Matteo? Sul cronometro, Pier, mancano. Buona l'intuizione qui. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non messo di... Gran palla in mezzo. Vediamo cosa fa ora. Cerca il traversone. Pallone che trova il palo. Palla ancora buona. È stata una partita a senso unico sin dall'inizio. Difficile che questo finale possa cambiare la storia. Gran palla. Grande recupero in area. Vediamo cosa inventa ora. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ci sono metri a disposizione. Occasione. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e l'uscita è salutata dai bu di disapprovazione del pubblico. Evidentemente oggi non era proprio la sua giornata. Da uno come lui è lecito attendersi molto di più. I tifosi sono scatenati, sentono che la vittoria è un passo, ci credono. La squadra è galvanizzata e vuole chiudere la partita. Matteo, bordocampo, quanto manca alla fine? Sul cronometro mancano ancora 3 minuti al 90esimo. Bene Matteo, per ora può bastare, grazie ovviamente, richiamaci se ci saranno novità. Regalano palla agli avversari. Può far male da lì. Ed entra in rete. Gol! Partita che è comunque compromessa, anche se questo gol racconta della dignità di questa squadra. Un gol buono solo per le statistiche, arrivato in pieno recupero che non cambia la sostanza. Onore comunque a questa squadra per non essersi arresa fino all'ultimo. Bravi. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. E hanno trovato il gol che non cambia però la sostanza delle cose. Il classico gol della bandiera, Pierluigi. E finisce così col triplice fischio arbitrale.